Questa è una storia inedita, è la storia di un pittore sconosciuto che ha vissuto ai margini della società, immerso nelle colline toscane della provincia di Pisa. Il suo nome è Alessandro Ciulli. Da giovane era bello, capelli lunghi, sguardo malinconico e magnetico. Oggi, a più di 10 anni dalla morte, il comune di Petroli gli ha dedicato un'esposizione al Palazzo Senza Tempo. Il fratello Fabrizio ne tiene viva la memoria curando la casa dove il pittore ha vissuto a fabbrica, dove sono raccolti centinaia di quadri, realizzati in oltre 40 anni di carriera. Te l'hai visto piangere mentre dipingeva? No, piangere, l'ho visto soffrire anche dopo. Basta vedere i primi quadri che ha fatto negli anni 70, 75, sono molto, come si dice, molto forti. Poi con gli anni, anche lui è passato gli anni, forse ha trovato un suo equilibrio, è riuscito a abbandonare magari l'alcol, è riuscito a abbandonare tutte le cose che prendeva, però ha trovato un equilibrio che poi dava calma, dava serenità. Solo oggi, a più di 10 anni dalla morte, il lavoro di Alessandro sta riscontrando l'interesse e l'attenzione che merita dal mondo dell'arte. Alle sue opere, infatti, si sono interessate molte gallerie importanti, mentre il fratello Fabrizio, una sorta di moderno fratello di Van Gogh, continua la ricerca di tutte le opere di Alessandro ancora disperse. Mi ritrovo dei quadri a casa regalati da lui, ma mi ritrovo a casa i quadri che ho comprato. Certo. A oggi potrei dire che forse se ne avevo comprati qualcuno di più sarei stato più contento. Però, insomma, tutto sommato è andata come è andata e mi ritrovo tutti questi quadri che mi danno una grande soddisfazione e una grande gioia. Alessandro, infatti, la sua vita non ha mai guadagnato per le sue opere, anzi spesso regalava i suoi quadri in cambio di un pacchetto di sigarette, e così sono decine se non centinaia i quadri sparsi per tutte le case delle famiglie della Valdera, della provincia di Pisa, magari anche nascoste in qualche cantina, dimenticate come un oggetto inutile. Gli piaceva farsi osservare e gli piaceva carpire lo stupore di chi lo guardava, cioè lui si stupiva dello stupore. E io in un mio scritto l'ho definito un inguaribile adolescente. È il momento giusto quindi per conoscere questo pittore talentuoso e misterioso. Ad accrescere appunto anche la sua aurea di mistero c'è anche l'alfabeto segreto che aveva creato e che si ritrova ancora a fabbrica sui pali della luce, sui muri. Ci sono delle scritte che lui faceva anche sui quotidiani che leggeva ogni giorno nei bar del paese. Lo potevi vedere seduto, immerso nella lettura con una penna in mano. Poi quando lui si alzava andavi al giornale, come è capitato a me, e vedevi che aveva scritto delle frasi in questo alfabeto che nessuno ha ancora decifrato. A chi erano rivolti questi messaggi? Non si sa. Cosa volevano dire? Non si sa. Il mio fratello ha sempre avuto questo desiderio di questi alfabeti. Io non lo so, sempre. Io ho trovato anche dei quaderni più vecchi, io ho quaderni delle medie del mio fratello, alla ricerca di questo, di questo alfabeto, perché ne ha cambiate un paio di versioni. L'ultima è questa, quella che è su paloni. Io ho trovato, per poterla decifrare, a forza di buttare all'aria, ho trovato. In un pallone, cioè, te devi rimanere te. Era come se lui lasciasse dei segnali, fosse come se parlasse di come se ci fosse qualcosa. Se ti hai letto le poesie che aveva scritto, anche quella dell'ultima l'ha letta, quella che finisce il libro. Sì. È profonda. Certo. È come se lui vedesse qualcosa di là, però non di là dell'altra vita, però. Anche nei quadri, se te li guardi,
non c'è mai fine ai quadri che fa. Se te li ci metti davanti, c'è sempre una via d'uscita. Il critico d'arte Alberto Mugnaini, che ha curato il volume che accompagna l'esposizione a Peccioli, ha scritto: il suo senso di orgoglioso isolamento e la consapevolezza della sua originalità lo portarono a elaborare un particolare sistema di segni inintellegibile ai profani, il suo alfabeto segreto, e affidò a questi ideogrammi vagamente cabalistici i suoi pensieri e i suoi umori. Probabilmente la sua propensione per l'enigma trovò un'ulteriore fertile ispirazione proprio in uno dei suoi miti letterari, Edgar Allan Poe. Alessandro lesse certamente il suo racconto Lo Scarabeo d'Oro, il cui tema è appunto la decrittazione di strani segni rinvenuti su degli antichi reperti. Nella casa studio di fabbrica, Alessandro ha sempre vissuto con sua madre Dina, senza mai lavorare se non alla sua arte. Quando Alessandro era in vita, è stata la madre Dina, evidentemente capendolo nel profondo, a sostenerlo economicamente, anche se Alessandro viveva davvero con 2 lire, un po' di miscela per il suo vespino, le tele e i colori da comprare. Queste erano le sue spese. Un babbo è molto giovane, ma ho avuto una mamma molto, molto aperta, molto avanti nei tempi, secondo me. Le cose che colpiscono sono due, per esempio. Il fatto che lui abbia sempre fatto il pittore, però che non abbia mai lavorato, a quanto so io non ha mai lavorato, giusto? No, ha lavorato una settimana. Ho un'azienda qui di fabbrica, un'azienda che faceva soggiorni. Dal suo studio Alessandro godeva di questa vista. Alessandro Ciulli era nato in questo piccolo borgo della provincia di Pisa nel 1951 e ha sempre vissuto immerso nelle colline e nel suo silenzio creativo. Chi l'ha conosciuto, come me, lo ricorda sempre con lo sguardo immerso in qualche pensiero lontano o seduto sul suo vespino a meditare davanti a qualche collina. «Guarda il rosso di quei fiori su quella collina», rispose una volta con lo sguardo rapito mentre un amico gli stava facendo 2 chiacchiere sul niente. Il bel volume di Mugnaini si intitola «I colori del silenzio» e il titolo non è casuale, ma è tratto da un verso di una poesia che Alessandro scrisse intorno ai 20 anni, quando componeva molte poesie. «Sono davanti a queste valli, con gli occhi che distillano i colori del silenzio». Ancora il critico d'arte Alberto Mugnaini sulla vita di Alessandro. Un'esistenza vissuta in disparte, appartata e angosciata in un groviglio psicologico di moti dell'animo contraddittori, come accade a chi si trova sospeso tra il sentirsi protetto e incompreso, parte di una comunità ed estranea ad essa, fra la disperazione per il mancato apprezzamento del proprio lavoro e la serenità del suo quotidiano compimento. Alessandro ha dipinto per tutta la vita e il suo ultimo quadro è questo, rimasto incompiuto nel 2012. Nei suoi 40 anni di attività ha contemplato le colline toscane, reinterpretandole in un continuo dialogo con il suo mondo interiore. Non pensava di ottenere successo dalla sua pittura, ma viveva alla giornata, viveva la sua vita serena, grazie alla mamma, al fratello, e quindi lui non è stato mai ambizioso, è stato un pittore, un vero pittore. Alessandro è morto nel 2012 a 60 anni a causa di un tumore. La sua opera vastissima è ancora sconosciuta, come abbiamo già detto. Se siete arrivati fin qui, probabilmente questa storia vi è piaciuta e quindi vi consiglio di andare a conoscerlo meglio, e il modo giusto per farlo è andare a vedere i suoi quadri e i luoghi in cui lui ha vissuto. Quindi potete andare al Palazzo Senza Tempo di Peccioli fino a che ci sarà la mostra, oppure contattare il fratello Fabrizio per andare a vedere la bellissima casa che lui cura a Fabbrica di Peccioli.
su quelle stradine nella parte vecchia in cui Alessandro ha vissuto e ha trovato rifugio per tutta la sua esistenza.